L'inno d'Europa, eseguito subito dopo quello d'Italia dai concertisti di Città di Castello, a rimarcare l'importanza del messaggio di identità ma anche di solidarietà tra le nazioni del capo dello Stato Sergio Mattarella in questo 75esimo anniversario della festa della Repubblica. Sono trascorsi tre quarti di secolo da quando gli italiani hanno deciso di lasciarsi alle spalle con impegno e orgoglio guerra e dittatura. Gli stessi valori ha sottolineato il prefetto di Perugia Armando Gradone durante le celebrazioni ai giardini del Frontone che hanno guidato gli italiani nella dura prova per affrontare l'emergenza sanitaria. Ha stimolato tutti, istituzioni, imprenditori, lavoratori, cittadini, no? Ad avere più fiducia anche nelle istituzioni, gli uni verso gli altri, ha creato uno spirito di solidarietà e ha generato un grande spirito di coesione istituzionale. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose. 75 anni fa votavano per la prima volta le donne, ha ricordato la Presidente di Regione Donatella Tesei, una conquista importantissima che ha contribuito alla ricostruzione della nazione. Poi le nuove sfide dettate dall'acuirsi della crisi a causa della pandemia, legalità, integrazione e lavoro, alcune delle priorità da cui ripartire. Guardare al futuro, ma attraverso la prospettiva della creazione di nuove opportunità di lavoro per giovani e donne. Senza di questo la crescita del paese ovviamente rimarrebbe inevitabilmente asfittica.